Bene, proprio a proposito dell'aria, quindi sto diciamo al tema, che abbiamo alcune situazioni anche emergenti, diciamo così, non voglio dire di emergenza perché al netto di alcuni fatti specifici, tutto sommato io concordo con la riflessione finale che faceva Gianni Rosa, l'assessore Rosa. Tuttavia vi segnalo, volevo proprio segnalare da questo punto di vista che i nostri stili di vita ci hanno portato comunque a determinare delle situazioni non semplici. Le stesse rilevazioni, diciamo, ce le raccontano quando si concentrano per esempio non soltanto sui temi delle aree industriali ma anche su alcuni centri urbani dove la situazione delle emissioni a causa del traffico normale, a causa, dirò Gianni, dell'abitudine per esempio nefasta che riguarda gli orari delle scuole, fare in modo che i propri bambini, i ragazzi assorbano, diciamo, respirino in alcune zone, in alcune aree dosi massicce di polveri sottili, di CO2, cioè emissioni varie dovute al semplice fatto che non siamo capaci nelle città, ed ecco che mi sento interpellato come associazione dei comuni, anche per provare ad immaginare che concordemente, con un lavoro diciamo di condivisione di questo monitoraggio molto impegnativo, possa esserci diciamo un lavoro nelle comunità che non si limiti semplicemente a gridare al lupo, ma che ci costringa a mettere in essere ciascuno per le proprie competenze e anche magari andando un pochino oltre le competenze, azioni capaci di mettere in moto positività e comunque rimedi a situazioni che sicuramente noi non ci dobbiamo augurare, anche perché è vero il fatto che abbiamo un territorio vastissimo, scarsamente antropizzato. I dati Istat che sono stati forniti in queste ore sono allarmanti, per cui abbiamo il problema opposto di come provare, diciamo, a immaginare di frenare questo spopolamento, cosa che ovviamente non ha a che fare semplicemente con una regione, ma insomma è un problema di carattere davvero planetario, nel senso che purtroppo il globo terracqueo è diciamo invaso dalla presenza dell'Homo sapiens, della nostra specie, diciamo, in una dimensione quasi ormai insopportabile, ma non è diciamo un dato che è possibile rilevare con un unico colore, cioè come se qualunque parte della Terra è investita da questo problema. Ci sono grandi parti della Terra che sono diciamo più interessate, molto più interessate di altre, e tuttavia quello che conta, come diceva qualcuno, è la somma che fa il totale, cioè la somma dei 7 miliardi e rotti, quanti siamo? Siamo più di 7 miliardi, comporta una graduale, diciamo, viaggio, un graduale viaggio verso la saturazione, per cui a un certo punto le risorse della terra non saranno più sufficienti a tenere in piedi questo meccanismo così come lo conosciamo in questo momento, e soprattutto le risorse ambientali sono messe praticamente seriamente in discussione, dalle quali risorse ambientali dipende la nostra stessa sopravvivenza. Quindi e io mi fermerò subito perché non voglio occupare molto tempo, il mio era semplicemente un saluto, il lavoro che si sta facendo, che bisogna rafforzare, ho visto anche diciamo un'analisi sulle situazioni particolari, anche diciamo qualche deficit rispetto alle stazioni di rilevamento che credo insomma saranno anche
facilmente superate, se non sono state già superate di fatto, in modo da rendere, diciamo, questo studio e questa rilevazione, dirò veramente con tre parole, affidabile, non facilmente confutabile, perché guai a noi se a un certo punto si dovesse aprire la disputa se so vere, non so vere, come, non facilmente confutabile, e per avere, diciamo, questi due risultati, affidabilità e non confutabilità, devono essere trasparenti. E quindi il dottor Busciolano, che ringrazio per la sollecitazione, non solo per l'invito formale, ma insomma anche per la sollecitazione che mi ha fatto in questi giorni di essere presente, e molto volentieri ho accettato il suo invito, capirà che anzi il dottor Busciolano chiama in causa il territorio, i rappresentanti in particolare delle comunità, e quindi noi ci sentiamo interpellati da questo punto di vista, non perché dobbiamo svolgere una funzione meramente, diciamo, istituzionale, anche se per istituzionale, diciamo, non dovremmo utilizzare il meramente, ma perché dobbiamo svolgere una funzione proattiva, cioè in grado di mettere tutti nelle condizioni di avere il presidio del comune, del municipio, dell'amministrazione comunale come uno degli elementi portanti del lavoro che si sta compiendo. Quindi una collaborazione certamente istituzionale, ma anche una collaborazione civica e direi persino civile, perché l'argomento è talmente importante che riguarda praticamente tutte le persone che vivono sulla nostra terra, nel caso nostro, nella nostra regione, sul nostro territorio, che non è, diciamo, puramente e semplicemente una questione, diciamo, burocratica. Diceva bene Gianni Rosa, quando lui dice: io arrivo all'assessorato e mi ritrovo che il problema ambiente in Basilicata fa rima esclusivamente con il petrolio. Errore gravissimo. E a questo errore abbiamo contribuito tutti, chi più chi meno, perché qualche volta l'argomento che ci interessa non è tanto il vero contenuto, quanto, diciamo, l'eco e la forza, diciamo, comunicativa che è un argomento. Come facciamo ad essere forti comunicativamente? Faccio un esempio: io vengo da Matera, ho fatto anche il sindaco a Matera, abbiamo messo delle centraline in alcune aree dove è evidente che abbiamo una colpa gravissima, quella di non risolvere il problema della circolazione dei veicoli, e lì in quell'area ci sono migliaia e migliaia di persone che circolano, molte delle quali stanno lì stabilmente, oltre a chi ci abita, anche quelli che sono lì stabilmente. Allora è colpevole da parte nostra non affrontare un problema, però insomma è molto più facile acchiapparsi il titolo sul petrolio e non il fatto che dobbiamo risolvere il problema di un certo incrocio in una certa città, chi ti sta dietro? E quindi si abbassa, diciamo, il livello di attenzione. E io vorrei sapere se riusciamo da questi dati, per esempio, a capire che in alcune zone provochiamo dei disastri dal punto di vista della salute, quindi ambientale in generale e della salute in particolare. Chiudo su due piccole considerazioni. La prima: non è casuale, me la caverò solamente così, che dei 17 cosiddetti goal dell'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, ben 5 si riferiscono direttamente alla tutela dell'ambiente. Non è un caso, perché insomma il riferimento che ho fatto prima, il tema generale della sostenibilità, della tenuta del mondo, cioè proprio un problema di tenuta del mondo, è davvero impressionante. L'altra considerazione è che, e quindi a questi, diciamo, all'obiettivo di 2030 contribuiamo tutti, cioè non è una questione che riguarda solamente gli Stati Uniti o la Cina o gli emergenti che hanno da fare, diciamo, molti passi avanti, e stanno facendo molti passi avanti al netto delle disdette
trampiano, diciamo, dei vari protocolli, eccetera, noi credo che dobbiamo proseguire su quella strada. L'altra considerazione, chiudo, è invece la congiuntura del Covid, che ci ha costretto a una serie di cose, ci ha dato molti elementi, diciamo, critici e molti elementi negativi, ma ci dà anche tutta una serie di dati proprio sul problema degli stili di vita e comportamentali che possono essere utilissimi a correggere alcune questioni. Non mi starò qui ad elencare, ma credo che sia facile capire che, per esempio, vi faccio un esempio come banalissimo: ho un appuntamento alle 5:30 al MIBACT oggi pomeriggio. Poco fa mi ha chiamato il segretario generale del MIBACT, mi ha detto: ma Salvatore, ma che viene a fare? Stiamo lavorando tutte con il web, eccetera, perché non ci sentiamo così? Ha detto: ma non ti volevo usare, diciamo, la scortesia di non venire a trovare, sono tanti mesi, abbiamo bisogno di vedere alcune cose. Ma no, ma è sufficiente così, risolviamo meglio, eccetera. Piccolo aneddoto per dire che ci sono gli aspetti negativi anche sul versante del cosiddetto smart working, ma ci sono tantissimi aspetti positivi, storie che possiamo risolvere più facilmente, con rapidità, mettendo anche la nostra organizzazione, parliamo soprattutto a livello istituzionale, in grado di dare più rapidamente, più velocemente e in maniera più sostenibile delle risposte. Quindi vivo, diciamo, come ANCI di Basilicata questo studio, questo monitoraggio, il lavoro che si farà, non semplicemente come appunto una sorta di dovere esclusivo, ma come un obbligo nostro a lavorare insieme per determinare anche situazioni che possono essere consegnate a chi verrà dopo di noi, trovando la situazione un po' meglio di quella che registriamo in questo momento. Buon lavoro a tutti.